Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Validrocse.se.pharma.srl. Ultimo aggiornamento. 23 febbraio 2022. Cos'è Validroc? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Validroc durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Validroc? Validroc è un farmaco a base del principio attivo valsartan più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I più diuretici e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBs, e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda So.se.pharma SRL. Validroc può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Validroc 160 mg/12,5 mg, 28 compresse rivestite con film. Validroc 160 mg/25 mg, 28 compresse rivestite con film. Validroc 80 mg/12,5 mg, 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: So.se.pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: a principio attivo valsartan più idroclorotiazide, gruppo terapeutico antagonisti dell'angiotensina I più diuretici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale negli adulti. Validroc è un'associazione fissa indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide. Posologia: la dose raccomandata di Validroc 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, è una compressa rivestita con film una volta al giorno. Si raccomanda la titolazione individuale della dose con i singoli componenti. In ciascun caso deve essere effettuata un'accurata titolazione dei singoli componenti per la dose successiva, allo scopo di ridurre il rischio di ipotensione e di altri eventi avversi. Se clinicamente appropriato, nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide, si può considerare il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa, purché venga seguita la sequenza raccomandata di titolazione della dose per i singoli componenti. Dopo l'inizio della terapia, deve essere valutata la risposta clinica a Validroc e se la pressione arteriosa rimane non controllata, può essere aumentata la dose di uno dei due componenti, fino ad una dose massima di Validroc 320 mg/25 mg. L'effetto antipertensivo è sostanzialmente presente entro 2 settimane. Nella maggioranza dei pazienti, l'effetto massimo si osserva entro 4 settimane. Per alcuni pazienti possono tuttavia essere necessarie 4-8 settimane di trattamento. Questo deve essere tenuto in considerazione durante la titolazione della dose. Modo di somministrazione: Validroc può essere assunto con o senza cibo e deve essere somministrato con acqua. Popolazioni speciali: insufficienza renale, non è richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata, velocità di filtrazione glomerulare, VFG, e 30 mL/min. A causa del componente idroclorotiazide, Validroc è controindicato nei pazienti con grave insufficienza renale, VFG, 30 mL/min, e anuria, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. L'uso concomitante di valsartan con alischiren è controindicato nei pazienti con danno renale, VFG, 60 mL/min/1,73 m², vedere paragrafo 4, 3. Diabete mellito: l'uso concomitante di valsartan con alischiren è controindicato nei pazienti con diabete mellito, vedere paragrafo 4, 3. Insufficienza epatica: in pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata, senza colestasi, la dose di valsartan non deve superare gli 80 mg, vedere paragrafo 4, 4. Non è richiesto alcun aggiustamento delle dose di idroclorotiazide nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. A causa del componente valsartan, Validroc è controindicato nei pazienti con grave insufficienza epatica o con cirrosi biliare e colestasi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Anziani: non è richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani.
popolazione pediatrica Valid Rock, non deve essere usato nei bambini al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia. Controindicazioni per sensibilità valsartan, idroclorotiazide, altri medicinali contenenti derivati della sulfonamide o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Grave insufficienza epatica, cirrosi biliare e colestasi. Grave insufficienza renale, clearance della creatinina 30 ml/min, anuria. Ipocaliemia refrattaria, iponatriemia, ipercalcemia e iperuricemia sintomatica. L'uso concomitante di Validroc con medicinali contenenti alischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione, glomerulare GFR 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego cancro della pelle non melanoma. In due studi epidemiologici basati sui dati del Registro Nazionale dei Tumori danese è stato osservato un aumento del rischio di cancro della pelle non melanoma, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renin-angiotensina-aldosterone, RARAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina ioalischiren, è associato ad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Validroc insieme ad altri farmaci come Belget complesso lipidico, Ambisome, benzilpenicillina potassica K24 Pharmaceuticals, Flus 40, Fungizone, Furosemide Accord, Furosemide Aurobindo, Furosemide Doc generici, Compressa, Furosemide Fisiofarma, Furosemide Galenica Senese, Furosemide LFM, Furosemide Milan Generics, Compressa, Furosemide Salf, Furosemide Teva, Furosemide Teva Generics, compressa, Lasitone, Lasix, compressa, soluzione, uso interno, Lasix fiale, Lasix, soluzione, Sigmacillina, Spirfur, Zelboraf, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Validroc durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Validroc durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza valsartan. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina II, AIRA, non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli AIRA è controindicato durante il secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sul Validroc sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In caso di guida di veicoli o di utilizzo di macchinari si deve considerare la possibilità di occasionali capogiri o di stanchezza. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse riportate negli studi clinici e i rilievi di laboratorio verificatisi con maggior frequenza con valsartan più idroclorotiazide rispetto al placebo e le segnalazioni post-marketing individuali sono presentate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Il sovradosaggio di valsartan può provocare una marcata ipotensione che può portare ad un ridotto livello di coscienza, collasso circolatorio e barra o shock. In seguito a sovradosaggio di idroclorotiazide possono inoltre verificarsi i seguenti segni e sintomi: nausea, sonnolenza, ipovolemia, disturbi elettrolitici associati ad aritmie cardiache e spasmi muscolari. Trattamento. Le misure terapeutiche dipendono dal momento dell'ingestione e dal tipo e dalla gravità dei sintomi, dando priorità alla normalizzazione delle condizioni circolatorie. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione supina e si devono somministrare rapidamente soluzioni saline. Il valsartan non può essere rimosso mediante emodialisi a causa del suo forte legame alle proteine plasmatiche, mentre la rimozione dell'idroclorotiazide può essere effettuata con la dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina II in associazione con diuretici, valsartan e diuretici. Codice ATC. C09DA03. Valsartan / idroclorotiazide in uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con farmaco attivo in pazienti. Proprietà farmacocinetiche. Valsartan / idroclorotiazide. La disponibilità sistemica dell'idroclorotiazide viene ridotta del 30% circa in caso di somministrazione contemporanea con valsartan.
la cinetica di valsartan non viene influenzata in modo rilevante dalla somministrazione, dati preclinici di sicurezza. La potenziale tossicità dell'associazione valsartan-idroclorotiazide somministrata per via orale è stata esaminata nel ratto e nella scimmia, marmoset, nel corso di studi della durata fino a 6 mesi. Non sono, elenco degli eccipienti nucleo della compressa lattosio-anidro, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, silicio diossido colloidale e magnesio stearato rivestimento della compressa ipromellosa, macrogol 8000, talco, titanio diossido, e 171. Ossido di ferro farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di validrolca base di valsartan più idroclorotiazide sono Combisartan, compresse rivestite, Corixil, Cotareg, Valbacomp, compresse rivestite, Valsartan più idroclorotiazide DOC generici, Valsartan e idroclorotiazide EG, compresse rivestite, Valsartan e idroclorotiazide HCS, Valsartan più idroclorotiazide Milan, Valsartan e idroclorotiazide Pensa, Valsartan più idroclorotiazide Sandoz, Valsartan più idroclorotiazide San, Valsartan e idroclorotiazide Technigen, compresse rivestite, Valsartan più idroclorotiazide Teva Italia, Valsartan più idroclorotiazide Teva, Valsartan più idroclorotiazide Zentiva, compresse rivestite. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.